Finalmente è tornata l'ora di parlare di build in Elden Ring. Siamo ovviamente nel DLC e mi concentrerò principalmente su quelle armi che nel DLC vi aiuteranno assolutamente ad arrivare alla fine del DLC e soprattutto ad ammazzare quella grandissima testa di cazzo di Radahn. Benvenuti o bentornati sul canale, sono qui oggi per parlarvi dei pugni del golem, un'arma che davvero è risultata essere ridicola, a dir poco ridicola, e che vi permetterà, con o senza il suo speciale attacco caricato, di cancellare completamente la barra degli HP di qualsiasi nemico. Ma andiamo a vedere prima di tutto le mie statistiche. Vi ricordo che sono in New Game Plus, quindi ho finito il gioco la prima volta e l'ho ricominciato. Ho portato con me ovviamente i pugni del golem, un pugnale con la Ash of War rapace delle nebbie, un qualsiasi set di equipaggiamento dall'elmo ai piedi non ha parecchia importanza, i talismani che aumentano gli attacchi consecutivi, il talismano che aumenta il danno delle armi da lancio perché questa risulta essere un'arma da lancio, e la spada rituale che aumenta il nostro danno del 10%. Ovviamente ho dovuto apportare delle modifiche man mano che giocavo, ad esempio ho usato il talismano del pugnale, il talismano del gran scudo del drago, la treccia dorata e anche il talismano dell'artiglio contro determinati boss. Ma soprattutto, quali sono stati i buff che ho utilizzato principalmente durante questa run? A partire dall'ampolla di balsamo portentoso ho utilizzato la lacrima che aumenta la difesa e la lacrima che vi permette di deflettere gli attacchi e in alcuni casi la lacrima del velo di fiamma per avere più danni. Gli aromi confortanti mi hanno aiutato contro molti boss, voto aureo e soprattutto fiamma donami forza perché la mia arma sarà fiammeggiante, quindi con scaling in fede. Prima di tutto andiamo a vedere dove ottenere le parti del DLC. Non mi concentrerò su ogni singolo pezzo dell'equipaggiamento, ma su quelli del DLC perché spero e immagino che conosciate la posizione di tutti gli altri. Iniziamo dalla treccia dorata, che è forse quella più lunga da ottenere in questo video. Dovremo partire dalle rovine di Mort, entrare all'interno delle rovine e saltare nel buco che c'è al centro di questo posto. Dovrete fare attenzione ovviamente a non cadere da un punto troppo alto, altrimenti, piuttosto che perdere qualche HP, morirete totalmente. Una volta risalita la scala che c'è al lato opposto del punto in cui vi siete droppati, sarete all'interno di Bonnie Village, il villaggio di Bonnie. Qui dovrete procedere verso nord, fino a trovare un albero sotto il quale troverete la emote o madre. Cosa dobbiamo fare adesso che abbiamo ottenuto questa emote? Dobbiamo superare i due ponti che sono dopo il villaggio di Bonnie e raggiungere la grazia che c'è al crocevia fra la chiesa di Metir e il quartiere della chiesa. Dovremo attraversare un tunnel, non preoccupatevi perché vi mostrerò tutto, dovremo attraversare un tunnel e fare un po' di parkour sui tetti del quartiere della chiesa, fino a raggiungere un buco in un tetto dove è possibile dropparsi. Ovviamente fatelo in sicurezza perché se sbagliate morirete. Una volta droppatevi all'interno di quel tetto, potrete procedere regolarmente fino a raggiungere uno di questi tizi che sparano fiamme. Arrivati da lui, dovrete girare immediatamente a sinistra e prendere un ascensore che vi porterà nella parte posteriore del magazzino degli esemplari, ossia l'area che c'è prima di combattere contro Mesmer. Da quel punto, attivata la grazia, dovrete salire all'ultimo piano, quindi al sottotetto del magazzino degli esemplari, saltare fuori dal muro dietro ad una libreria, fare un altro po' di passeggiata sopra delle strutture di legno e alla fine riuscirete ad arrivare praticamente davanti al boss Gaius, che è poi praticamente il punto dove dovremo utilizzare questa emote, perché proprio vicino all'ingresso dell'arena di Gaius c'è un piccolo corridoio sulla destra nel quale, se entrate, troverete una statua. Utilizzando la emote che abbiamo preso al villaggio di Bonnie proprio di fronte a quella statua sarà possibile sbloccare un passaggio ormai non più segreto ma una volta segreto. Quel passaggio vi porterà praticamente al villaggio in cui pare sia nata e cresciuta Marika. Sì, per chi di voi non lo sapesse, c'è anche della lore all'interno di questo gioco. Che strano. Comunque, una volta che sarete arrivati lì, potete o meno combattere due sentinelle a cavallo, sentinelle dell'albero, oppure semplicemente procedere come se non ve ne fregasse un cazzo, cosa che vi consiglio assolutamente di fare. Una volta che sarete saliti su una salita, appunto, sulla vostra destra, riuscirete ad arrivare al vero e proprio villaggio in cui è nata e cresciuta Marika.
Troverete all'interno del villaggio, oltre a una magia che genera un albero madre al suolo che vi curerà e che è molto simile, se non identica, non vorrei sbagliarmi, alla magia che usa Melina quando la evocate contro Morgoth. E un po' più avanti, come vi dicevo, dentro un albero spaccato troveremo appunto questo talismano che riduce il danno sacro che subiamo del 22%, quindi un'ottima quantità. Per quanto riguarda invece i pugni del golem, dovremo raggiungere la base delle antiche rovine. Come si fa a raggiungerle? Beh, tanto per cambiare, dovremo partire niente po' di meno che dal villaggio di Mort. Proprio non avevano altre idee nel gioco. Partite dal villaggio di Mort, andate verso nord dove c'è questa pozza d'acqua e troverete una grotta. Entrateci, passateci attraverso, proseguite semplicemente dritto tenendo leggermente la vostra sinistra e raggiungerete la base delle antiche rovine, ossia delle rovine di Rau. Vi consiglio ovviamente di attivare la grazia perché comunque i mostri che troverete in quest'area sono abbastanza rompicoglioni. Una volta attivata la grazia potrete procedere verso nord dove troverete una struttura sotto la quale c'è una grotta che non è altro che una delle varie forge che si trovano all'interno di questo gioco. In questa forgia c'è un punto preciso in cui potrete andare a farmare questi pugni. Sarà abbastanza difficile, o meglio, il metodo è relativamente semplice. Se imparate il metodo per farmarli, sarà abbastanza facile provare a farmarli, ma ottenere l'oggetto vero e proprio sarà una rottura di coglioni, perché è una di quelle armi molto potenti che però vi richiederanno forse delle ore continue di farming, perché Miyazaki sotto sotto ci odia. Comunque, quando sarete all'interno della miniera di Tylev, o forse era la forgia di Tylev, comunque quando sarete qui dentro raggiungerete un punto in cui ci sono due giganti. Uno è questo qui che ho io di fronte e uno è quello lì che c'è dietro che sta per colpirmi nel culo. Quello che ci interessa è quello che è lì dietro, perché è lui che ha l'arma che noi vogliamo. Come potete vedere, lui può lanciare i pugni così come faccio io. Il vostro obiettivo sarà quello di attirare il golem che non può lanciare i suoi pugni verso di voi vicino a questo balconcino. Dopodiché, quando sarà abbastanza vicino al bordo, voi vi dropperete giù. Non preoccupatevi, non morirete se non camminate lentamente. Poi vi posizionate vicino a questa catena. Stando in questa posizione molto vicino alla catena, il gigante, il golem, potrà avere l'aggro verso di voi, quindi cercherà di raggiungervi. Nel tentativo di raggiungervi cadrà su quella piattaforma. Da lì non potrà più muoversi perché la catena gli ostruirà il passaggio. Questo vi permetterà di ritornare su e guardarlo morire, ovviamente. Nel frattempo potrete combattere liberamente contro il gigante rimasto senza temere di, ovviamente, trovarvi in una gangbang di giganti, che non è mai una cosa consigliata da fare. Quindi, una volta che avrete fatto fuori questo gigante, potrete ottenere, tra i vari oggetti, anche le sue armi, quindi i pugni del golem. Vi ripeto, sarà abbastanza rompicoglioni ottenerli perché il drop rate è molto molto basso. Ad ogni modo, una volta che avrete ottenuto quest'arma, vi mancherà soltanto il talismano forgigrafato, che guarda caso il posto in cui si trova è vicino alle rovine di Mort. Dovrete andare semplicemente a sud-ovest e troverete le rovine della forgia dell'antico meteorite, perché un nome più corto a noi ci stava sul cazzo. Comunque, entrati in queste rovine, dovrete semplicemente proseguire nell'esplorazione. Quindi io vi velocizzerò il tutto. Se volete vederlo a velocità normale, vi basta andare nelle opzioni del video e mettere la velocità a 0.25. Ad ogni modo, durante l'esplorazione vi troverete davanti a questo corridoio. Più o meno alla metà di questo corridoio ci sarà questa scala. Saliteci e poco più avanti vi troverete prima in un'enorme stanza sporca di lava e successivamente su una piattaforma di ferro. Arrivati a quella piattaforma fate attenzione a non saltare subito giù perché potrebbe venirvi voglia di saltare immediatamente giù. Invece di fare quello girate alla vostra sinistra dove troverete una stanza e sulla parete opposta da quella in cui entrate voi ci sarà un cadavere con addosso proprio questo talismano. Ora che avrete tutto il necessario che è contenuto nel DLC per costituire questa build, devo fare delle piccole precisazioni. Mentre registravo questo video ho utilizzato vari pezzi di equipaggiamento, quindi di armatura diversi, perché stavo testando quale potesse essere la migliore per il fashion, ma alla fine dopo radarmene sono venuto con quella che state guardando adesso in questo momento.
Voglio inoltre dirvi che l'attacco caricato di quest'arma non verrà potenziato né dal talismano dell'ascia, tantomeno dalla lacrima del balsamo portentoso che ha lo stesso effetto, cioè quello di potenziare gli attacchi caricati, per un motivo a me totalmente sconosciuto. Adesso vi lascerò alle fight con i vari boss del DLC, vi lascerò in silenzio, perciò noi ci salutiamo qui e ci rivediamo domani con un'altra build in grado di spaccare in due completamente il DLC di Elden Ring. Ciao!